I ventenni superano in volata gli over 80 nella corsa al vaccino. Un esempio silenzioso, una lezione che arriva dai fatti, senza clamori. L'adesione in massa dei più giovani fa da ulteriore volano a una campagna che in Lombardia già registrava adesioni elevate. I numeri presentati questa mattina dall'assessore regionale al welfare Letizia Moratti evidenziano un'ulteriore accelerazione registrata nei giorni scorsi e trainata soprattutto dai più giovani, incentivati anche dalle ultime decisioni del governo sull'obbligo del Green Pass per lavorare. Ad oggi, ha sottolineato la vicepresidente della regione, l'82% della popolazione in Lombardia ha completato il ciclo vaccinale. A fronte di una media italiana di circa 136 dosi somministrate ogni 100 abitanti, il dato della nostra regione è di 146. Confrontando questo dato a livello internazionale, rispetto ai paesi dell'Unione Europea, la Lombardia è al quarto posto, dopo Portogallo, Danimarca e Spagna. Considerando anche le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre prossimo, il record di adesioni in Lombardia spetta ai giovani tra i 20 e i 29 anni. In questa fascia la copertura è del 99%, un dato che supera il 90,7% registrato nella fascia tra i 70 e i 79 anni e il 90,4% degli over 80. Fanalino di coda sono attualmente i quarantenni. Nella fascia dai 40 ai 49 anni l'adesione alla campagna si ferma all'84%, addirittura inferiore all'84,4% registrato tra i 12 e i 19 anni. Iniziamo la fase 3 per i pazienti più fragili, ha concluso Letizia Moratti, ma al contempo, per tutto il mese di ottobre, garantiremo la disponibilità anche di nuove vaccinazioni per la prima dose, per rispondere alle nuove richieste, spinte anche dalle regole sul Green Pass.